Sono una ricercatrice in farmacologia all'ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano, ricercatrice per l'Università di Torino. Sono tante altre cose, anche rappresentante dei ricercatori in Senato, giornalista per la stampa, tutto scienze, tutto salute, divulgatrice scientifica. Comincio dalla fine, insomma, hai detto che ho organizzato la notte dei ricercatori, così è stato un evento bellissimo, ci siamo divertiti tanto, abbiamo tirato fuori da casa in due, abbiamo organizzato 20.000 persone che ci hanno raggiunto nelle sedi della città di Torino e hanno condiviso con noi i nostri progetti di ricerca, quello del mio gruppo in ospedale. In realtà, prima di parlarvi di quella che è la mia ricerca in ospedale, in università, vi dico che un paio d'anni fa, con il coordinamento dei ricercatori precari nazionale, abbiamo elaborato questa immagine, perché i ricercatori non assunti all'università non possono scioperare. E allora abbiamo realizzato questa immagine con le braccia incrociate solo sulla maglietta e abbiamo continuato a fare tutto il nostro lavoro per indicare che di fatto di tutele e di diritti i ricercatori precari di fatto non ne hanno. Poi purtroppo l'università mi ha assunto 2 anni fa e quindi non sono più precario, ma in realtà fino a davvero pochissimo tempo fa. E abbiamo, e ancora continuo, portato in tutta Italia con campagne di tutti i tipi questa maglietta. L'abbiamo ideata pensando alla storia recente. Nel 1960 Danilo Dolci, io ho origini meridionali ma non proprio siciliane, era un disoccupato di Partinico, che è una città vicino Palermo, e aveva con lui tanti colleghi disoccupati. E allora Danilo Dolci nel 1960 tentò di convincere questi disoccupati come lui coinvolgendoli in un lavoro, cioè gli disse: picciotti, non abbiamo niente da fare, allora riaggiustiamo le strade della città che sono dissestate. E allora riuscirono a sistemare Trazzera Vecchia, che è una strada che da Palermo porta a Partinico, e per questo furono accusati, perché se si è disoccupati non si deve lavorare. In realtà dalla Costituzione, che poco prima aveva già sancito il diritto e il dovere al lavoro, noi ci siamo ispirati. Non potevamo scioperare perché eravamo ricercatori precari, e allora abbiamo creato questa maglietta che è andata in giro per tutta Italia dicendo: noi continuiamo a lavorare mantenendo le braccia incrociate soltanto. Ecco, di foto ne ho tante e mi piaceva metterle proprio un po' per introdurre tutte le cose che abbiamo fatto e che ancora stiamo facendo. Io adesso la maglietta me la porto dietro, la metto sulla sedia. Non la indosso più perché sono ricercatrice assunta dell'università e quindi quando parlo soltanto di tutele sindacali assenti in università la porto con me. Oggi in realtà però, qui ho messo ancora il tappeto di facce di colleghi che scappano come nelle università di tutta Italia. In realtà io faccio farmacologia clinica e per ricerca faccio farmacologia di genere. Nessuno di voi penso, forse lo immagina, ma sa con certezza che cosa sia la medicina e la farmacologia di genere. Uomini e donne sono diversi, lo sappiamo, lo sapete, ma il punto è quanto sono diversi e quanto tale diversità può impattare di fatto sulle cure quotidiane che ciascun individuo dovrebbe avere per sé specifiche e quanto le patologie si differenziano fra uomo e donna. Lo so, lo faccio e mi arrabbio sempre all'inizio quando comincio con la storia, perché arriviamo da lì. Galeno, secondo secolo d.C., diceva brillantemente, medico e filosofo, che gli organi genitali femminili non sono altro che una forma mutilata e imperfetta di quelli maschili. Nella donna sono come introversi e malamente sviluppati. Quindi arriviamo da lì. Partiamo da queste radici di totale inaffidabilità sullo studio e sulla presenza dell'esistenza femminile. Abbiamo fatto più di 1000 anni in avanti, un salto di più di 1000 anni in avanti, e il padre della moderna medicina, Andrea Vesalio, nel 1543 ci dice: beh, basta semplicemente studiare il corpo maschile per dedurre poi informazioni su quello femminile. Il primo ospedale
nella città di Torino è stato costruito a metà del 1500, è mauriziano. Quanto tempo ci è voluto per pensare ad un reparto per sole donne? 300 anni. Alla fine del 1800 si comincia a pensare, ma vuoi vedere che forse per le donne potremmo pensare di ipotizzare un reparto ad hoc invece di continuare a farle partorire nei corridoi? Ecco, questo ci fa capire che per anni, per secoli, il problema dell'esistenza della donna in medicina non è mai esistito. Sgombro il campo da possibili fraintendimenti subito. Non sono femminista, sono oggettiva. Parlo di assenza di conoscenze. Quindi i ricercatori, che per definizione proprio in università sono brillanti, alla fine degli anni Ottanta hanno cominciato a dire, ma vuoi vedere che forse l'uomo e la donna sono diversi e magari dal punto di vista clinico e terapeutico necessiterebbero di un approccio differente? Allora hanno cominciato a cercare su internet, non c'era ancora alla fine degli anni Ottanta, ma poi hanno continuato, insomma, dalla letteratura mondiale presente, quali fossero le informazioni presenti per quanto riguardava l'organismo femminile. E allora si sono resi conto che con l'eccezione della malattia e dell'apparato riproduttivo, sulla donna non si sapeva nulla alla fine degli anni Ottanta. In sostanza, alla fine degli anni Ottanta, il modello di riferimento per la medicina era ancora, come 450 anni prima, il maschio di Vesalio. E questo mi disturba quasi quanto Galeno, perché sulla salute della donna ci siamo lungamente concentrati, ma soltanto legandosi al concetto del ruolo della donna nella società, cioè come madre e moglie. Una donna è sana, e lo è stato nel tempo, soltanto se è in grado di procreare. E quindi la prevenzione sulle malattie dell'apparato riproduttivo, carcinoma alla mammella, carcinoma all'utero. Da qui la sindrome del Pichini. Le donne negli anni 70, 80, 90 venivano considerate interessanti dal punto di vista patologico soltanto se riportavano una malattia ad un determinato livello, cioè tutto ciò che nell'uomo non potevamo studiare, sebbene il carcinoma alla mammella sia presente anche negli uomini. Quindi un ritardo conoscitivo negli anni 80 è stato sancito nel concetto, quel costrutto poliedrico che è il genere, che va al di là del sesso, al di là dell'accezione biologica. Tutto comporta a raggiungimento di differenze dal peso, ormoni sessuali, la percentuale di grasso corporeo. Io entrerò un po' nella cinetica del mio lavoro, però senza cercando di non annoiarvi più di tanto. Però di fatto i ricercatori comprendono che proprio a causa di queste differenze le donne nei secoli, negli anni, sono state curate in modo più approssimativo. Tutto nasce, per fortuna, nel 1991, quando Bernardine Healy, una cardiologa statunitense, la prima donna nella storia a dirigere l'Istituto Nazionale di Salute Pubblica, attacca duramente i colleghi cardiologi per minori cure e minori attenzioni riservate ai pazienti di sesso femminile. Pubblica sul New England Journal of Medicine, e cioè storia della letteratura medica, diventa pietra miliare della medicina di genere, un articolo che chiama The Gentle Syndrome. Qualcuno di voi saprà forse la storia del Gentle degli Yeshiva Boy. Si ispira proprio a ciò che nel cinema è stato messo in film da Barbara Streisand, fa riferimento a quella donna che per studiare il Talmud dovette fingersi uomo. E allora il concetto nella letteratura medica pubblicata da Bernardine Healy, cardiologa, è che le donne per essere adeguatamente curate dovrebbero fingersi uomini. Non ho colto, ma immagino. Il riferimento chiaramente era a alcuni studi clinici che, proprio paragonando i dati, facevano vedere come l'infarto, l'ictus e anche la prevenzione degli stessi nella donna fossero riconosciuti più tardivamente. La spirinetta, peraltro, che è il farmaco d'elezione nella prevenzione delle patologie cardiovascolari, è un farmaco che funziona meno nelle donne. L'infarto per anni è stato considerato come una patologia appannaggio del sesso maschile, invece no. Le patologie cardiovascolari sono molto più frequenti oggi nelle donne. Il problema è che l'infarto nelle donne ancora oggi non sappiamo come evolvere, perché ha dei
dei sintomi decisamente differenti rispetto a quelli che incontriamo nell'uomo. Fattori di rischio per malattie cardiovascolari, ce ne sono tante, consideriamo il fumo, il diabete, l'ipertensione, sono tutti fattori che nell'uomo rispetto alla donna giocano ruoli differenti. Quindi è importante, ripeto sempre, non è una politica, una ricerca femminista la mia, è una ricerca oggettiva, cioè vado a colmare le lacune ad oggi presenti. In Italia, piano piano sulla scia della cardiologa del 1991 statunitense, abbiamo cominciato all'inizio degli anni 2000, sulla scia diciamo degli Stati Uniti e poi dell'Europa, a organizzare alcuni congressi di medicina di genere, il primo del 2009. Un unico testo è stato pubblicato in taglio universitario accademico nel 2010. Giovannella Baggio è la fondatrice del primo centro studi nazionale per la salute e la medicina di genere presso l'Università di Padova. Ma non ci siamo mossi tanto da lì, perché l'allora ministra della salute Beatrice Lorenzin all'inizio del 2016, comincia a parlare nei quaderni della salute di centralità del paziente, di personalizzazione della medicina, dicendo che bisogna considerare chi si ha davanti, se un uomo o una donna, nel 2016. E mentre io faccio questi discorsi per lavori di letteratura che mi sono stati richiesti recentemente, mi rendo conto che sono già discorsi vecchi, perché non abbiamo solo più uomini e donne, ma abbiamo uomini che decidono di transire sesso e di diventare donne, e viceversa. E quindi dovremmo considerare le persone che hanno un bagaglio ormonale di partenza diverso da quello di destinazione. E per queste persone ulteriormente dovremmo trovare delle terapie ad hoc. Perché la medicina di genere è necessaria? Perché le donne sono sottostimate negli studi epidemiologici delle malattie e quindi le cure mediche rivolte alle donne risentono fortemente della prospettiva maschile. Le donne, sarà per sopportare gli uomini, si ammalano di più. Le donne consumano ovviamente molti più farmaci. La medicina di genere dunque deve studiare le differenze di base esistenti tra l'uomo e la donna per trovare metodi più opportuni, adeguati ed efficaci per diagnosticare, seguire nel tempo, trattare una data malattia, a seconda del genere della persona a cui sono finalizzate le cure. Non me ne vogliano, sono probabilmente dopo di me, le colleghe sociologhe, ma io non sono per l'abbattimento totale delle differenze, sono per l'equità di compenso nel lavoro per quanto riguarda l'uomo e la donna. No, certo, e perché mi confronto molto con le colleghe del CLE. Faccio l'unica lezione di medicina al CISD per il CLE e spesso ci siamo confrontate da questo punto di vista. Però per quanto me ne riguarda, le differenze di tipo biologico esistono e vanno considerate, vanno stressate dal punto di vista medico, ovviamente, e terapeutico. Tutto partecipa alle differenze, mi insegnano le colleghe sociologhe che il genere è un costrutto poliedrico che considera ovviamente l'accezione biologica, ma nel quale intervengono anche il luogo in cui si nasce, si cresce, si studia, la possibilità di avere l'accesso vicino ad un ospedale rispetto ad altri che vivono in una fascia della città più lontana. Qui potremmo discuterne per ore, lo so, ma il cervello dell'uomo funziona in modo diverso da quello della donna, nel senso di trasmissione sinaptica, ovvero l'uomo, per dire, ha un'interconnessione fra gli emisferi del cervello molto fitta, mentre la donna ha una connessione fra i due emisferi. Il cuore della donna pesa molto meno, come mediamente tutti gli organi dal punto di vista anatomico. I polmoni della donna sono più piccoli, hanno una minor capacità respiratoria, il cuore è più piccolo, eppure le terapie sono tutte tarate su organi di dimensioni mediamente superiori, cioè quelli maschili. Dalla medicina alla farmacologia di genere, quindi la farmacologia di genere, che è quello che faccio io per ricerca, deve studiare e proporre dei trattamenti farmacologici ad hoc su ciascun individuo in terapia, considerando assolutamente il bagaglio di dati soggettivi ed individuali che ciascuna persona inevitabilmente porta con sé. Ecco, questo è quello che nel contesto della medicina di genere è molto ampio, è la mia parte, la farmacologia di genere. Io sono inorridita
studiando ciò che c'è in letteratura esistente ad oggi, quando vengo a scoprire che ad esempio l'aspirina è stata immessa in commercio dopo uno studio di sperimentazione clinica dei farmaci durato 20 anni, che nel tempo ha arruolato 20.000 pazienti in tutto il mondo, solo uomini. Oggi noi prendiamo l'aspirina che è stata testata soltanto sugli uomini. E quindi le donne hanno tossicità, ad esempio, a seguito dell'assunzione dell'aspirina, perché i potenziali effetti tossici della somministrazione di aspirina nelle donne non si sono mai viste. E così per la maggior parte dei farmaci che oggi abbiamo ancora in commercio. Da qui possiamo pensare che l'uomo e la donna, dal punto di vista clinico, terapeutico e farmacologico, siano considerati purtroppo la stessa cosa, essendo totalmente diversi dal punto di vista biologico. Il farmaco, andrò veloce per evitare di tediarvi, è ciò che l'OMS definisce come una sostanza utile per prevenire l'insorgenza di determinate patologie o per studiare determinati stati patologici o per seguirne l'andamento. La farmacocinetica è il classico kinesis, è il movimento di una molecola all'interno del nostro corpo, cioè che cosa il farmaco subisce in termini di assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione nel momento in cui lo assumiamo. Al tempo stesso di una miscela forza, l'effetto che una molecola può rilasciare all'interno del nostro corpo in termini di effetti terapeutici. Ciò che materialmente faccio io dal punto di vista di routine clinica è monitorare come le terapie si comportino nella popolazione di pazienti affetti da diverse patologie, ove il range terapeutico da letteratura venga definito, e cioè non lo faccio in modo diverso per maschi e femmine, perché il sistema sanitario nazionale non me lo richiede, ma andrebbe assolutamente fatto in questi termini. La misurazione delle concentrazioni di farmaco nel sangue, che è quello che materialmente facciamo al servizio di farmacologia clinica del San Luigi Orbassano, ci consente la personalizzazione delle terapie. E cioè, se una persona dal punto di vista genetico o per componente ormonale proprio o personale non risponde ad un determinato trattamento, allora non la possiamo omologare inserendola nella stessa gaussiana. Chi esce al di fuori della curva deve essere considerato come organismo individuale che merita trattamento ad hoc, altrimenti non risponderà mai alla terapia. Il lavoro che quotidianamente faccio viene raccomandato in varie situazioni per verificare la compliance del paziente, cioè se di fatto il paziente assuma o no una determinata terapia. C'è un grafico bellissimo, insomma, illuminante, interessante, che fa capire che nel momento in cui una persona si sente curata sulla via della guarigione, pur avendo una patologia cronica, smette di assumere il farmaco. Allora, la verifica della compliance, cioè seguire il paziente se di fatto assuma o meno la terapia, è importante. Quando siamo di fronte a un indice terapeutico molto ristretto, cioè quando i farmaci funzionano a concentrazioni molto simili a quelle a cui sono tossiche, pensiamo ai farmaci cardiologici, quelli atti per la cura della fibrillazione atriale o per le aritmie in generale. Quando vediamo una minore efficacia dell'atteso, quando siamo di fronte a tossicità che non ci aspettiamo per popolazioni particolari, che sono quelle pediatriche, il fegato e altri organi principali dei bambini si sviluppano e crescono e maturano fino al terzo anno di vita. Per questo motivo non possiamo dare quasi niente alle popolazioni di malati pediatrici, perché non sarebbero in grado di smontare e metabolizzare determinati farmaci. Quindi molta attenzione sulle popolazioni pediatriche per quei farmaci che dobbiamo necessariamente somministrare, molta attenzione sulle popolazioni di pazienti anziani, perché hanno di fatto una valigia di farmaci che portano con sé, quello per l'ipertensione, per l'ipercolesterolemia, per il diabete, per la pressione, ma i farmaci interagiscono e quindi è necessario capire se tutti siano al tempo stesso in una finestra terapeutica adeguata. Queste sono alcune delle cose che facciamo a livello prospettico, retrospettivo e a livello di routine clinica, molti, moltissimi e tanti altri. Come progetti di ricerca correliamo anche alla matrice genetica, quindi andiamo a vedere se di fatto esistono polimorfismi che dettino nelle persone un'inefficacia della terapia e lo correggiamo poi cambiando il farmaco. E quello che faccio come lavoro mi piace sempre indicarlo con la scuola ateniese, con Platone e Aristotele, che indicano comunque
La medicina, ecco, non è una scienza esatta, sembrerebbe, ma non lo è. Quindi bisogna, a seconda della persona che si ha davanti, aggiustare molto la terapia, andare verso l'alto, verso il basso, a seconda. Ecco, la ricerca farmacologica, questo è quello che mi chiedo dal punto di vista della mia ricerca, ecco, clinica e universitaria, tiene conto di tutte le differenze di genere? Come avviene la ricerca sperimentale sui farmaci? Velocissimamente un farmaco prima di entrare in commercio va incontro a degli studi preclinici, e cioè sugli animali o sulle cellule, va incontro poi agli studi clinici sui pazienti, successivamente viene commercializzato. Ecco, fino al 1993 le donne e gli animali di sesso femminile erano totalmente assenti dagli studi di sperimentazione preclinica e clinica dei farmaci, quindi con una mancanza di informazioni. Quindi è la mancanza di informazioni che dà l'imprecisione nel trattamento e nella cura. Ad oggi, 2019, 25-30% delle donne fanno parte degli studi clinici dei farmaci. Ecco, pregiudizio di genere sottorappresentate nella sperimentazione per un concetto di cecità di genere, l'abbiamo già in parte citato. Beh, al di là dell'apparato riproduttivo, uomo e donna sono uguali, funzionano allo stesso modo. Fattori etici. Beh, certo, qualsiasi molecola nuova testata in una donna che potenzialmente non sa, ad esempio, di essere in stato di gravidanza potrebbe essere teratogena, cioè potrebbe causare dei danni al feto. Fattori economici, la ricerca sulle donne è molto più complessa perché le donne hanno questo pessimo vizio di avere il ciclo, di essere incinte, di andare in menopausa, di prendere contraccezione ormonale. Tutto comporta la creazione di un campione poco omogeneo in termini di risultati di studio, quindi dati difficili da interpretare. Fattori socioculturali, quindi difficoltà connesse al ruolo femminile della società ancora oggi presente. Eppure, dicevo, le donne consumano più farmaci degli uomini, mediamente un 20-30%, si ammalano di più con il paradosso donna, no? Vivono più anni dell'uomo, ma in cattiva salute, più in cattiva salute. Gli eventi fisiologici della donna poi sono eccessivamente medicalizzati, dalla mestruazione, alla gravidanza, alla menopausa, sono maggiormente vittime di violenze, quindi ricorrono maggiormente all'uso di antidepressivi, ad esempio, e per fattori comportamentali, perché la donna l'antibiotico, cioè uno studio pubblicato in letteratura, lo assume per 4-5 giorni, l'uomo no. Quindi questo è, lo vediamo proprio dalla letteratura. Quindi questa carenza di conoscenze al femminile in termini di studi di sperimentazione clinica dei farmaci va assolutamente colmata, altrimenti le donne saranno sempre relegate ad un ambito di studio e di ricerca approssimativo perché mancano le informazioni. Ad oggi il dosaggio medio di un farmaco è ancora fissato su maschio, razza caucasica, 70 kg. Sono davvero risultati totalmente estrapolabili sulla variabilità degli individui che abbiamo all'interno di una popolazione? Direi di no. Ecco la farmacologia di genere, quella branca della farmacologia che deve studiare, accompagnare, seguire la donna in tutte le sue fasi particolari di vita, perché altrimenti le informazioni sono necessariamente approssimative. Ci sono differenze di genere in farmacologia in termini di tossicità da farmaco? Gli eventi avversi preferiscono le donne, perché i farmaci, le molecole, non sono stati testati sulle donne e quindi non si sa come questi possano agire sulla popolazione femminile. Un dato per tutti, il 59% dei ricoveri ospedalieri è nel mondo a carico delle donne per tossicità da farmaco. Il 60% dei ricoveri circa è perché le donne hanno tossicità da farmaco. Ecco, questo perché le molecole nelle donne, la maggior parte delle molecole ad oggi in commercio, non sono mai testate, ma non sono mai state testate. Lo diciamo oggi, è un dato su cui stiamo lavorando, la farmacologia e la medicina di genere stanno entrando ovviamente nella società di oggi, ma siamo in 3-4 a parlare della cosa in Italia. Lo diciamo guardando il passato. Era il 1950, una fortunata casa farmaceutica realizza, brevetta e commercia
commercializza, scusate, un farmaco che è un potentissimo antiemetico, la talidomide. La talidomide era un potentissimo antiemetico, davvero le donne smettevano di vomitare, non avevano più nausea entro il terzo trimestre della gravidanza, quindi riuscivano, entro il primo trimestre della gravidanza, quindi riuscivano a contenere gli effetti classici della, di nausea e vomito della, della gravidanza. Il problema è che però questo farmaco era anche un inibitore dell'angiogenesi, e cioè bloccava l'irrorazione, lo sviluppo dei vasi sanguigni, comportando nell'era pre-ecografica lo sviluppo di feti malformati. Alcuni sono nati, molti no, quegli aborti spontanei, ma i figli della talidomide sono le persone che oggi hanno 60 anni, 50-60 anni, che sono focomelici, cioè nati con braccia e gambe atrofizzate per un errore di sperimentazione preclinica del farmaco, perché il farmaco non è mai stato testato su ratte di sesso femminile, men che meno su ratte gravide. E non solo, quella era la parte storica. Un anno fa il Ministero della Salute ha riconosciuto un indennizzo ai, ai figli della talidomide, finalmente, a distanza di più di 50 anni. Ci sono farmaci che possono indurre nelle donne delle gravi aritmie. Fra questi, gli antiaritmici stessi, gli antistaminici, gli antipsicotici, gli antidepressivi, gli antifungini e gli antibiotici, quindi la componente ormonale gioca un ruolo importante e cruciale nel, nel controllo delle terapie. La sclerosi multipla, io collaboro con il centro sclerosi multipla presente a San Luigi, per me a Bassano, e vediamo che alcuni farmaci, pur essendo nuovi, ma testati comunque soltanto sull'uomo, nelle donne danno oltre il 70% di tossicità contro un 30% nelle donne. La sclerosi multipla è una patologia che magari conoscerete, riferisco un dato interessante sul quale stiamo lavorando, è una malattia che si sviluppa dalla sera alla mattina, le persone non riescono più a fare le scale e a svitare una bottiglia, manca proprio la forza per danno neurologico. Durante la gravidanza le donne affette da sclerosi multipla guariscono dalla malattia, regredisce quasi totalmente, poi partoriscono e la malattia ritorna. Ciò vuol dire che durante la gravidanza la donna è in grado di sviluppare una determinata componente ormonale che stiamo cercando di sintetizzare e creare farmaco che possa curare anche gli uomini. Quindi le differenze vanno sottolineate, enfatizzate, studiate, considerate, a quel punto commercializzate, secondo me. Le donne che assumono gli inibitori del reuptake della serotonina, cioè quei farmaci che alleviano la depressione, la serotonina per intendersi è la molecola della felicità, quella che otteniamo dal cioccolato, ecco, la teniamo alta e quindi siamo meno depressi, ma nelle donne questi antidepressivi possono indurre infarto fatale. Le statine, i farmaci che assumiamo, testati anche questi solo e unicamente sull'uomo, sono teratogeni, cioè possono indurre gravissimi danni al feto, ma se una donna è ipercolesterolemica dal punto di vista genetico, durante la gravidanza continua ad assumere le statine, ma non dovrebbe. E poi, i farmaci somministrati per la pressione, quante donne non riescono mai a regolarizzare la pressione? Tante, moltissime. E anche i farmaci impiegati con intento anestetico, quindi per gli anestesisti, ecco sempre un terno al lotto capire come le donne si risvegliano dopo l'anestesia o se l'anestesia di fatto prenda nelle donne, perché anche questi sono stati testati soltanto sulla fisiologia, i parametri maschili. L'uso di ibuprofene e paracetamolo da letteratura può ridurre l'udito nella donna. E qui davvero potrei parlare per ore, ma mi sto avviando alla conclusione. I parametri della cinetica dell'uomo e della donna sono molto diversi e vanno considerati per garantire a ciascun individuo una cura che possa essere davvero personalizzata, davvero appropriata. E ho cercato, ma ho trovato soltanto figure maschili che esemplificassero il cammino, la kinesis della molecola che assumiamo dall'esterno, dal momento in cui viene assorbita, distribuita, metabolizzata, escreta. In quanti punti possiamo trovare differenze fra l'uomo e la donna? Tutti, tantissimi, eppure
Eppure gli studi sono stati fatti soltanto sul corpo maschile, soltanto sui parametri maschili. E quindi nella distribuzione dei farmaci, per dire, le donne sono caratterizzate da una massa grassa, come dire, superiore a quella dell'uomo, meno muscoli, meno acqua, quindi quantomeno dovremmo normalizzare le dosi in base al peso e alla superficie corporea di ciascun individuo. Per la parte di oncologia forte che faccio con il COES, il Centro Oncoematologico Subalpino, abbiamo visto e studiato i pazienti affetti da carcinoma al colon retto, carcinoma al pancreas, e li accompagniamo e vediamo quanti altri farmaci concomitanti devono assumere per riuscire a digerire la chemioterapia. Uso questo termine divulgativo. Gli uomini se la cavano con poche cose, le donne hanno una cartella clinica lunghissima di farmaci concomitanti. Quindi è chiaro che bisogna cominciare a vedere le cose in modo diverso, recuperando informazioni su tutti i modelli sperimentali che abbiamo e possiamo avere per curare ognuno nel modo più appropriato possibile. Io di differenze ne vedo tantissime in termini di terapia, nella terapia antiepilettica, nella chelazione del ferro, nella cura delle micosi, negli antitumorali, differenze tantissime, ma non mi viene richiesto di dare un parere diverso a seconda dell'uomo o della donna. Allora che cosa possiamo fare? Analizzare separatamente i risultati, monitorare attentamente le differenze, valutarle in modo critico, segnalare le reazioni avverse quando vi capitano al farmacista, alla specialista, al medico, segnalarle sul sito dell'AIFA. Concludo dicendo che è cambiata proprio la visuale. Quindi un tempo l'Organizzazione Mondiale della Sanità considerava lo stato di benessere l'assenza della malattia. Oggi invece ci sono due articoli, uno della Costituzione e uno della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che ci dicono che la salute è un costrutto poliedrico che va perseguito e seguito considerando il tenore di vita delle persone, la cura degli indigenti, considerare tutto ciò che può partecipare alle differenze. E noi, come medici e come laboratoristi, dobbiamo assolutamente garantire lo studio fisiopatologico delle malattie secondo l'influenza del sesso in termini biologici e secondo l'influenza del genere in termini di accezione sociale. La salute è cultura, perché secondo me richiede rispetto di tutti questi requisiti.